Guarda, Giorgio, in questo negozio di vestiti ci sono gli sconti. Mi servirebbe un vestito per una festa. Sì, ci sono gli sconti fino al 50%. Entriamo. Ci sono tanti abiti da sera. Mi servirebbe un vestito elegante. Guarda, lì c'è la commessa. Puoi chiedere a lei. Buongiorno. Buongiorno, come posso aiutarvi? Sto cercando un abito per una festa. Sì, certo, ne abbiamo tanti. Questo rosa, per esempio, è un modello che va tanto di moda. Che taglia porta? La S. Vediamo. Purtroppo è rimasto solo nella taglia M. Abbiamo quest'altro vestito, corto, giallo. È perfetto per una festa. Questa è la taglia S. C'è in blu? No, questo modello solo in giallo. Va bene, posso provarlo? Sì, i camerini sono in fondo a sinistra. Allora, come va il vestito? Bene, lo prendo. Quanto costa? Questo vestito è scontato del 40%. Viene 50 euro. Va bene. Paga in contanti o con carta? In contanti, grazie. Grazie a lei. Ecco lo scontrino. Arrivederci. Laura, entriamo in questo negozio di scarpe. Sto cercando un paio di mocassini comodi per andare al lavoro. Guarda, ci sono questi mocassini marroni. Sono molto belli e sembrano anche comodi. Vuoi provarli? Sì, vediamo se c'è il numero 42. Sì, eccoli. Provali. Come vanno? Bene, però ho già un paio di scarpe marroni. Vorrei trovare qualcosa di nero. Chiedo al commesso. Buongiorno, posso aiutarvi? Sì, vorrei sapere se questo modello di mocassini c'è in nero. Sì, che numero? 42. 42 è terminato. Abbiamo quest'altro modello. Vuole provarli? Va bene. Come vanno? Bene, li prendo. Quanto costano? 150 euro. Sono un po' cari, ma li prendo lo stesso. Perfetto, può pagare alla cassa. Let's see some useful words and expressions. Quanto costa? C'è in nero, bianco, blu. C'è nella taglia S, M, L, XL per i vestiti. C'è il numero 37, 38, 39, 40
per le scarpe, è stretto, è largo, è corto, è lungo. C'è di un altro colore? Posso provare questo vestito, questi pantaloni? Dove sono i camerini? Chiedi alla commessa, chiedi al commesso. Un paio di scarpe, pantaloni, occhiali. Può pagare alla cassa. Pago in contanti, carta di credito, bancomat. Se ti è piaciuta questa lezione, iscriviti al canale, metti un bel like e condividi il video. Ci vediamo alla prossima lezione.